Siamo qui oggi, grazie a Piero da Saronno, a incontrare Isidoro Robbiati per tutti Dorino. La prima cosa che volevo chiederti è: raccontaci un po' chi era il Dorino bambino, dove sei nato, da che famiglia, cosa facevi da bambino? Io sono nato a Gerenzano, perché Rione Stella era sotto il comune di Gerenzano. Poi dopo è stato passato sotto al comune di Saronno, nell'anno, non so, di preso 1900 e rotti, e siamo diventati il comune di Saronno. Cosa ho fatto da bambino? Frequentavo la scuola dalle suore della presentazione fino alla quinta elementare, poi le commerciali, loro c'erano i commerciali, l'ho fatto in collegio. Per avere l'attestato di ragioneria frequentavo le scuole serali in collegio e anche a sabato. Come ho fatto a entrare nel volontariato? Allora, a 34 anni, 35, io frequentavo missionari comboniani a Venegono Superiore e c'era il giovane impegno missionario. Un missionario lì, non mi ricordo più il nome, mi ha detto: perché non provi a venire a Lourdes con noi, perché non provi? E lì sono andato la prima volta, ma la prima volta sono andato non come baroniere, no, come tu, pellegrino. E lì ero accompagnato da un bambino che aveva 10 anni, di Turbigo, che si chiamava Ragis, che mi ha preso per mano e mi ha fatto vedere tutto. Un giorno mi sono guardato in giro e ho detto: porca loca, io la salute ce l'ho, perché non devo aiutare lui? E lì ho cominciato a fare pellegrinaggi a Lourdes. Di pellegrinaggi ne ho fatti 26, con i treni della sofferenza che ci mettono 20 ore per giù. È di lì che è nato il mio volontariato verso gli ammalati. Dopo ho cominciato a fare, anche il volontario della Caritas, che per me è lo stesso, sia Caritas che Unitassi, è sempre carità. Non ci devono essere le bandiere, ma io sono di qui, io sono no. È sempre carità verso i poveri, verso i malati, verso gli ultimi. Sempre carità. Adesso faccio parte del Consiglio Pastorale ormai da 10 anni e sono nella Commissione Caritas. E al mercoledì e al venerdì vado alla casa di Marta a servire il pranzo, che purtroppo si dà ancora nei sacchetti perché non si può ancora adoperare il refettorio per via del Covid. Ok, quindi qual è un po' la giornata tipo di Dorino? La giornata tipo di mia è: mi alzo al mattino dopo le preghiere, dopo aver bevuto il caffè, e comincio a vedere gli impegni. Spero di averne pochi di impegni, ma però me ne si cavallano sempre uno sull'altro. Per esempio, oggi pomeriggio ero fuori lì al bar Santuario, mi avvicina uno che mi fa: mi conosci? Tu un anno fa mi hai dato da mangiare perché io non avevo niente. Ah, mi chiamo Andrea, dico il cognome, chiamo Andrea. Adesso sono un po' ancora... Senti Andrea, quello che io ti posso dire, vai in Caritas e spiega un po' le tue cose e poi ti viene fatto il tesserino per venire alla casa di Marta a prendere cibo. Se poi ti manca ancora qualcosa, se vedrai cosa San Vincenzo, se ogni 3 settimane ti può dare il pacco viveri. Queste sono le mie... Poi dopo ho la visita degli ammalati, perché Natale, Pasqua e anche sono le tappe fondamentali, si va a portare la comunione, non io insieme al sacerdote, agli ammalati che conosciamo. Poi ovviamente quando c'è un po' di tempo si va a trovare anche gli ammalati, se non è Pasqua e se non è Natale si fa ugualmente. Esempio, domenica scorsa all'oratorio della chiesa San Giovanni Battista abbiamo fatto l'incontro dell'arcobaleno. L'arcobaleno è un Italsi e c'erano i ragazzi disabili
lì si abbiamo fatto correre un po', abbiamo fatto fare merenda e tutti i ragazzi erano contenti, nell'attesa che si apra la Casa della Gioia che abbiamo a Borghetto. La Casa della Gioia fa parte dell'Unitalsi. La Casa della Gioia è un soggiorno marino per ragazzi disabili e qui si è un volontario e un ospite, non lo chiamiamo ammalato, chiamiamo ospite, è uno contro uno. Questa casa di Marta, Fondazione Casa della Gioia, è il presidente, è il nipote del Cardinal Martini. Ok, quando racconti dei tuoi ammalati, dei tuoi ospiti, delle persone che servi tutti i giorni, ti si illuminano sempre gli occhi. Quindi la domanda è, di sicuro tu fai tanto per loro, ma cosa credi ti venga dato indietro? Mi viene dato tanto. Mi viene dato innanzitutto la forza di andare avanti. Perché tante volte ti senti anche tu scoraggiato, e umanamente che ti senti scoraggiato. Però guardando loro, cosa dici? Forza Dorino. Forza Dorino, per esempio prendiamo, che tra l'altro conosce anche tu Luca, prendiamo il nostro amico del paradiso, Michele, che lo portiamo a messa tutte le domeniche, insieme a Peo, e loro ci aspettavano. Quando ci vedevano, erano subito pronti, perché per loro la domenica era uscire con i volontari, andare a messa, fermarsi a bere il caffè, era la loro gioia. E noi pensiamo questo, non solo mia, ma un po' da parte di tutti i volontari, che quando una persona ammalata, disabile, ti sorride, è la cosa più bella che tu puoi avere. C'è per esempio, non so, l'anno scorso siamo andati con un sacerdote a portare la comunione a un ragazzo disabile al villaggio Frua. La mamma cosa mi ha detto? Dorino, sei solo tu che riesci a farlo ridere. Perché? Perché quando ride gli sparo un po' di cavolate e lui ride. E lui ride, è tutto contento, ride. E anche domenica era lì e ciao Mircone. Questo ragazzo cosa ha avuto? Una pallina da ping pong, l'ha preso qui. Da ping pong. Tantam che era, l'ha preso qui e è rimasto. Prima della tua vita nelle associazioni, nel mondo sociale, qual è stato il tuo lavoro, la tua occupazione? Allora, io lavoravo come tutti, apprendistato a Saronno. Dopo l'apprendistato, dove sono andato? Sono andato a finire in via Sant'Antonio 5. Via Sant'Antonio 5 a Milano c'è l'Azione Cattolica. Io ho lavorato lì proprio per 8 anni. Sono nato Azione Cattolica, dove ho conosciuto diversi santi sacerdoti. La maggior parte sono ancora tutti in paradiso. È lì che sono. E se anche andavo al lavoro, perché dopo 8 anni ho trovato un altro lavoro con il diploma di regioneria, facevo ugualmente il volontario, sempre fatto nel limite possibile, però l'ho sempre fatto. E se non per vanto, sono riuscito anche a tirare delle persone giovani che si danno da fare. Ne sta entrando qualcuno ancora, erano Giovan Angelo, Lorenzino Azzi. Devi sapere, insomma, io ho sempre detto, io sto dietro, non sto avanti. Avanti ci devono andare loro. Io sto dietro, se no se vado avanti sempre io la situazione muore, perché sono vecchio. Infatti adesso consegnerò della roba settimana prossima a Luca, così almeno se io muoio o non sto bene riuscirà a aprire alcuni cancelli. Ma visto che la morte è ancora una cosa così lontana, c'è ancora qualche sogno nel cassetto che avresti, che vorresti realizzare?
Per te o per altri? Per altri sì. Per altri che effettivamente tutti abbiano un cuscino dove dormire. Un cuscino dove dormire, non dico pranzo, cena, un cuscino dove buttare giù la testa e un pranzo giù. Avendo questo vuol dire che cos'hanno? Hanno un tetto, anche una casa, non ricca, no, però un monolocale, qualcosa che può da giù. Alla casa di Marta è stato aperto questo dormitorio dell'emergenza freddo. Adesso al 31 di questo mese si chiude, non sappiamo. Probabilmente si sistemeranno in casa di uno, in casa dell'altro, in casa dell'altro. Però questa emergenza freddo è stata molto utile, se no era in giro a dormire. Quando fai queste opere di bene, trovi sempre dall'altra parte apertura e voglia di farsi aiutare o trovi anche della resistenza, delle difficoltà? Allora, per quanto riguarda gli ammalati è una gioia, perché loro ti accennano sempre e nella loro testa, se anche non parlano, ti accettano sempre, non hanno nessuna resistenza, anzi sono contenti che tu vai a trovarli. Per quanto riguarda le altre persone, purtroppo tante volte c'è resistenza. Se anche li consigli, come una persona che ho incontrato adesso, se anche li consigli, se anche tante volte ti dicono bugie, però dopo io mi interesso in Caritas centrale e di lì saltano fuori tutte le cose. Io pian piano a queste persone che mi avvicinano dico: senti, io mi sono interessato, però non è come tu me l'hai detta, ma dimmela chiara e tonda, non me ne devi, perché poi dopo ho perso anche la fiducia in te, non posso più darti una mano. Volevo chiederti due aneddoti, due racconti, uno di un bel ricordo che hai di queste tue opere, invece uno più triste, di qualcosa che invece ti aspettavi fosse diverso, che vorresti cambiare. Allora, il ricordo più bello delle mie opere per quanto riguarda gli ammalati è stato uno dei viaggi a Lourdes, che c'era questo Don Enrico, che adesso attualmente è qui a Saronno, e lì che mi ha fatto su, diciamo, no? Che ho visto scendere questo Don Enrico dal treno con in mano un ragazzo giovane, giovanissimo, avrà avuto 10-12 anni, che non camminava. Quel momento ho detto: ahi, qui mi hanno fregato. E lì mi sono stato fregato. Le delusioni sono quelle che quando tu ti dai da fare tutto e che loro ti raccontano le bugie, e allora a questo punto io rimango deluso. Poi gli dico: parla chiaro, di quello che sei. Non devi, una delusione quella che non sono riuscito a portare un ragazzo non di Saron in comunità. Invece la più bella, perché ne sono riuscito a portarne due in comunità, di cui una questa comunità è lì in via Forlanini a Garbagnate. Delusione è anche questo, io conosco e conosce anche un certo Matteo che lo sta seguendo e tutto, dorme sotto i portici, noi gli abbiamo detto: vieni a dormire alla casa di Marta, lui ha rifiutato. Per quale motivo? Perché non si sente libero. Beh, in casa di Marta ci sono due ore di entrate e due ore di uscite, come tutti i dormitori. Ah, io l'ho visto ultimamente, pomeriggio, ciao, no, mi spiace, io soldi non te ne do, se vuoi ti offro un caffè, ti offro anche il pasticcino se vuoi, in Corso Italia era, però soldi no, perché dopo io so tu come cosa vai a finire, birra e compagnia bella, non è, vuoi per amor del cielo, guarda, cappuccio, brioche, quello che vuoi, ma denaro,
chi è il soggetto tipo, la persona tipo di cui Dorino si occupa? Il povero. Il povero perché, beh, un ammalato è povero per la malattia. Una persona che conta il giro senza fissa dimora o drogato è povero perché di mente oppure ha avuto una infanzia infelice. Oppure non ha trovato lavoro e si è adagiato. Per me sono tutte categorie poveri. Non c'è distinzione tra uno, l'altro e l'altro. Come non c'è nessuna distinzione tra le varie associazioni che operano nel campo sociale. Non c'è nessuna distinzione. Non deve esistere. Non deve esistere. Seppur nato nel quartier Stella, quindi a Gerenzano, sei sempre stato un saronnese. Sarsi. Cosa speri che la nostra città possa fare per i per poveri, i saronnesi, come l'abbiamo definiti? Per i saronnesi, la nostra città, che costruiscano case edilizia popolare. Perché case di Shuriken ne c'è tante. Vedi, sì, grattacielo. Vedi se altre costruiscono case per i poveri, perché è solo quello, perché di case dei ricchi ce ne sono tante. Poi i ricchi non hanno solo la casa da Saronno, ma ce l'hanno su anche in montagna o al mare, compagnia bella. Ma è la povertà. Adesso capisco che tanti problemi sociali riguardanti i cittadini di Saronno sono stati un po' accantonati per via dell'emergenza ucraina, che sarebbe giustamente, se non capitava magari c'era più, però è capitata questa. Cosa succede? Se capitava a noi non scappavamo. Cambieresti qualcosa invece nella tua vita, nelle tue giornate? No. Allora, grazie Dorino, grazie a Piero da Saronno per questa intervista. Se vuoi fare un saluto, Dorino. Grazie a tutti e speriamo che tutto finisca bene. Tutto finisca bene.